Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, finalmente è arrivata questa prima vittoria. Tu a Piacenza, dopo la partita, hai detto che avresti parlato alla squadra per discutere un po' del finale di gara, no? Secondo te un pochino forse sottovalutato dalla squadra. Io ti avevo parlato di stanchezza, di cose varie, tu invece hai parlato più che altro di aspetto mentale. Ecco, come ha risposto la squadra, insomma, quando vi siete parlati? No, ci siamo confrontati, abbiamo analizzato quel calo lì e abbiamo lavorato perché non possa ricapitare, perché abbiamo messo in discussione una partita che fino all'86esimo avevamo gestito abbastanza bene, anche se il secondo tempo potevamo fare meglio. L'abbiamo analizzata per cercare di non ricommettere quell'errore lì. Buonasera mister, è una vittoria tanto attesa, tanto voluta, di cui si è probabilmente capito anche il peso psicologico quando abbiamo visto la squadra, insomma, festeggiare sotto il settore. L'ha visto in settimana questo spirito diverso, insomma, un peso tolto forse dalle spalle di questi ragazzi? La squadra sta bene, la squadra ha giocato dopo la vergognosa partita fatta con la Reggiana, ha fatto una buonissima partita col Brescia e una buona prestazione a Feralpi. Sono venuti 4 punti in 2 partite, potevano essere 6 e li meritavano i ragazzi. La squadra sta bene ed è in crescita. Sì, mister, veniamo alla partita di domani, che è un derby anomalo, nel senso che non si gioca al picco, e questo può condizionare qualcosa nell'atteggiamento, può condizionare qualcosa nell'approccio della partita. Non deve condizionare assolutamente nulla, tocca a noi, solamente a noi, fare quello che vogliamo fare e quello che possiamo fare. Tocca a noi, a fare la partita, a voler trascinare i tifosi dalla nostra. Siamo noi, siamo solo noi quelli che possiamo fare la partita. E quindi non c'è altre cose da dire. Tocca agire, agire e fare, e sappiamo cosa vogliamo fare, e quindi tocca a noi. Buongiorno mister, per quanto riguarda il reparto offensivo, stai provando anche la soluzione con Esposito e Moro insieme oppure preferisci mantenere l'assetto visto di recente? Non sono intenzionato a cambiare grandissime cose, le potrebbero esserci dovute a varie situazioni fisiche o alcune situazioni di lavoro in settimana che non mi hanno convinto, ma sicuramente anche i due doppio centravanti è una soluzione che possiamo avere, Esposito, Mori o Crollis, che sono tre primi attaccanti. Può essere una soluzione anche quella, ci abbiamo anche su quella lavorato. A me piace anche quella soluzione lì. L'importante è che la squadra abbia equilibrio e quello è quello che vado alla ricerca. Non esiste la squadra perfetta, ma esiste sicuramente avere un equilibrio ed è quello importante. Ma stiamo lavorando anche su quella situazione lì. Sì, mister, buon pomeriggio. Veniamo da quella che probabilmente è stata la migliore partita del suo ciclo di Salvatore Esposito, che ha avuto qualche difficoltà magari in alcune vostre partite. Le chiedo se in queste settimane di lavoro dal ragazzo sta ottenendo quello che vuole per quel ruolo lì o se ancora ha bisogno di migliorare in alcune cose. Grazie. Considero Salvatore Esposito un giocatore importante, con delle qualità assolute, eccellenti. Il giocatore ha la possibilità di crescere ulteriormente perché l'allenatore lo stima e pretende da lui un miglioramento importante. La partita fatta con la Ferrari Alpi è significativa. Mi aspetto un ulteriore passo importante perché il giocatore è forte e può farlo assolutamente, e per me è questo il percorso da fare.
Sì, mister, buon pomeriggio. Innanzitutto abbiamo parlato dell'equilibrio. Ecco, c'era la necessità forse prima di tutto di trovare un equilibrio per questa squadra che sembra però essere adesso sulla strada giusta. L'altra parola può essere continuità. Insomma, dopo aver trovato un giusto equilibrio, dopo, come ha detto lei, aver fatto 4 punti che potevano essere 6 in 2 partite, adesso arriva un altro compito molto importante che è quello di dare continuità ai risultati. Equilibrio? Non esiste, ripeto, la squadra perfetta esiste avere un equilibrio per me? Che sono due forze contrastanti che poi si uniscono, trovare un punto di continuità, e continuità è l'altra situazione sulla quale abbiamo lavorato. Noi abbiamo bisogno assolutamente di continuità dopo le ultime 2 prestazioni e questo è quello che vogliamo fare, consapevoli di quello che ci aspetta domani. Buon pomeriggio mister, tornando alla partita con la Feral Pisalò, ha schierato Cuda da trequartista, ecco, se ha nelle sue idee riproporlo in quella posizione o comunque riproporre il trequartista vero, diciamo. Lì è una soluzione che vogliamo capire in base a come vogliamo andare. Può giocare Cuda, può giocare un trequartista con 2 attaccanti, possono giocare 2 trequartisti. Sicuramente la partita di sabato è stata significativa, non vorrei cambiare tantissimo, vediamo un attimino, ma quella è la strada che vogliamo percorrere. Poi se sotto gioca Cuda, se giocano 2, se gioca 1 con 2 punte, questo lo vogliamo vedere un attimino, però su quella strada ci siamo e vogliamo percorrere quella strada lì. Allora, prima di tutto ti chiedo, visto che hai accennato anche a possibili condizioni fisiche, ieri Berto la sera è andata a parte, se, insomma, qual è la situazione degli infortunati, speriamo che non ci sia nessuno. Però la seconda domanda che ti volevo fare invece riguarda il Pisa, una squadra che, alla quale viene un po' contestato in questo momento proprio quello che stai cercando te nello Spezia, cioè l'equilibrio, con questo 4-2-3-1 che molti considerano troppo offensivo perché venga supportato dalla squadra. Tu pensi che Aquilani faccia alcune modifiche oppure ti aspetti di vedere il solito Pisa? Ma per quanto riguarda il Pisa, il focus è solamente su di noi, su quello che vogliamo fare, sulla partita che vogliamo fare noi. E quindi questo è importante, poi il Pisa può venire in un certo modo, l'importante è che noi abbiamo chiari i principi che vogliamo fare domani e su questo penso che la squadra stia avendo un miglioramento. L'idea è quella di avere i nostri principi chiari, poi il Pisa come verrà non lo so, grande rispetto per la squadra, per loro, la squadra forte, ma l'importante è quello, il focus è solo su di noi, su quello che vogliamo fare noi a Cesena domenica, tocca a noi. Per quanto riguarda le condizioni, in 3 mesi di lavoro, perché siamo a 3 mesi di lavoro, abbiamo avuto purtroppo il primo giorno l'infortunio di Vigneschi, fortuito da solo, un ginocchio, un crociato che ci ha condizionato sicuramente anche nel proseguio, in alcune situazioni. E poi abbiamo avuto 3 mezzi casi, Reca per 15 giorni, Mul, Cugnata, un'altra situazione, e Risto perché è una situazione diversa. Bertola faremo di tutto per recuperarlo, domani decideremo se portarlo, perché Bertola ci dà la possibilità di giocare a 3, se non c'è Bertola dobbiamo anche variare qualche cosa nell'impostazione, per le caratteristiche di chi lo può sostituire. Domani decidiamo. Sì, mister, usa molto la parola equilibrio. Questo equilibrio passa anche dal fatto che, insomma, Verde e Antonucci forse insieme non li vedremo più tanto spesso. Tende, come dire, a concepirli come alternativa l'uno dell'altro, insomma. Ci sto lavorando perché siamo partiti per giocare con Verde e Antonucci quando Verde non è andato via dal mercato. Insieme, quindi l'idea è quella, con me Verde ha sempre giocato titolare tranne sabato per scelta fisica più che per scelta tecnica, quindi se domenica non gioca lui o Antonucci sarà sicuramente per scelta tecnica o per condizioni fisiche dovute a qualche infortunio, ma l'idea è quella di voler giocare e di farli coesistere insieme,
E questo, per essere supportato, ha bisogno di un grande lavoro, di una condizione ottimale, di un equilibrio che ricerco sempre nel mio lavoro di squadra, e quindi questo è fondamentale. Ma a me i giocatori tecnici di qualità piacciono, e quindi faccio di tutto per poterli schierare, e quello è quello che vogliamo fare. Poi in questo momento c'è anche da valutare un equilibrio che è importante e che questa squadra deve avere. Ok mister, chiudiamo con la domanda dei tifosi. Le chiedono come sarà l'approccio alla partita di sabato, di domenica, visto che sarà una partita molto sentita tra i tifosi. L'atteggiamento tocca a noi. Sappiamo che siamo in deficit, anche se veniamo da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite. C'è pochi discorsi da fare, c'è solo da andare in campo, dare il massimo, fare il meglio di ognuno di sé, per se stesso e per la squadra, e conquistare la fiducia della città, della tifoseria. Questo, dobbiamo fare solo questo, pochi discorsi e lavorare in campo.